che cavolo è successo? Diego, sei diventato un cartone animato! Eccovi ragazzi, vi stavo aspettando. Benvenuti nel mondo dei cartoni. Restate calmi ora. Ragazzi, siamo arrivati. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vi avevo detto che avrebbe funzionato. Ve l'avevo detto che... Maledetti, non potete fuggire da me. Vi prenderò tutto ciò che è vostro. Questa volta agirò personalmente. Buona... Prova. Buonasera. Volevo ringraziare chi ci ha sostenuto durante la campagna elettorale e chi ci ha votato. E per chi non l'ha fatto, in descrizione sono disponibili i social e tutti i link tramite cui seguirci. In questa seconda stagione sono successe un sacco di cose, tra cui l'attentato alla mia vita, la sparizione di Quan nel mondo nei cartoni, la trasformazione di Valentina in strega e poi ad eroina per salvarlo. Ma tutto ciò è stato vano. Alla fine, sia io che Valentina siamo finiti nel mondo dei cartoni. Tuttavia, Quan ci ha liberato. E ora lo stesso Quan vi spiegherà come. Regia, manda il video. Vi spiegherò tutto molto dettagliatamente. In realtà è molto semplice. Nel momento in cui tu capisci di essere nel mondo dei cartoni, realizzi che esistono le loro regole, la loro fisica, la loro magia, sostanzialmente. E infatti ti puoi far male, schiacciare, esplodere e, oltre a, come dire, a cambiare forma, non ti succederà nulla, tornerai sempre al punto di partenza. Oppure fai creare o apparire cose completamente aleatorie dalle proprie tasche, come bombe, armi, dinamite e quant'altro. Quindi nel momento in cui capisci queste cose, realizzi che è molto semplice fuggire da questa realtà. Prendi la tua tasca e fai apparire un portale che ti teletrasporta di nuovo nel mondo reale. Ma prima di farlo, ho preso dalla tasca una lavagna e ho fatto apparire tutte quante le motivazioni, il perché, di come ci siamo trovati qui. E lì che abbiamo scoperto, ho scoperto in realtà, che dietro tutti questi attacchi c'è qualcuno che ci vuole rubare tutto il nostro lavoro. Ma ormai hai giorni contati. Sì, perché dopo l'ultimo attacco, io e Diego ci siamo trasformati. Lui in un vampiro e io in un licantropo. Oh cavolo, ai, che cavolo, che incubo. Perché è così buio? Oh, un accendino. Beh ragazzi, nonostante gli effetti collaterali dell'uso della magia, siamo riusciti a salvarci dalla bomba, ragazzi. Allora, lo dirò una volta e bene. Sono il conte Diego, minchia! Ok, l'ho detto. Buonasera, benvenuti a questa nuova trasmissione. E con una nuova trasmissione viene un nuovo film brutto. E questa sera ne abbiamo uno grosso, ma veramente grosso. Ma parlando di grosso, introduciamo il nostro lupo da compagnia. Buonasera signore e signori, eccoci qui con la nuova live di I Tre Decelebrati. Ma in tutto ciò dobbiamo introdurre anche l'attrice protagonista del nostro film, che solo per oggi è venuta da noi. Abbiamo la signora Lindsay Lohan. Ciao. Maledizio, non è lei. Quan, metto che era lei. Ma con i fondi che abbiamo, questo ho trovato, non potevo permettermi di più. Ragazzi, spiace. Con i soldi che ho trovato siamo insieme da quando abbiamo iniziato, non è questo abbiamo, non mi spiace, ma io ho provato a scrivere alla vera Lisella, però mi ha detto no, io non venire, io guarda, non so neanche perché parlare in russo. Risponde come un africano del 1800, io non venire. Io non venire, signore, io... Comunque, va bene, abbiamo solo la sua sosia. Purtroppo, dopo questa bellissima partenza, non posso che introdurre la solita e bellissima sigla.
Signori, io adoro questa sigla, ogni volta sempre di più. È bellissima, cioè, è stupenda, come me. Ma ovviamente dobbiamo parlare del film di stasera, che voi direte, Lindsay Lohan ha fatto un botto di film. Noi abbiamo preso uno che voi non avete mai visto. Sta su Prime Video, in un angolo oscuro, nelle ricerche correlate. Esatto. Nel buio dei film brutti, nell'oscurità dei film scartati, si annida questo quelli film in cui nessuno dà una possibilità, ecco che c'è il nostro film di oggi. Signora Valentina, dica il titolo. Allora, il film di oggi che poteva stare chiuso nell'angolino, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, lontano dalla sottoscritta, è Among the Shadows. Voi direte, che? Restate qua, è un film bellissimo. Lo scoprirete insieme a noi. Magari. Quindi, allora, dopo questa iniziale gioia, prego, esatto, prego, prego. Piccolo, secondo me è meglio se lo scoprite qui con noi che se lo scoprite da voi. Cioè, sì, è... sì, non lo consigliamo già, togliamo tasto a tono, non lo consigliamo, quindi... È meglio se ne parliamo qua, tra amici, capito? Avete un sostegno, prendete un tè, tranquilli, no, da casa. Avete l'animale da compagnia per il supporto psicologico. Perché per reggerlo... Ma... Scusi, lo sovrapposto, dica. Vada Valentina. No, no, forse secondo me questo film va visto con una bella bottiglia di vodka pesante che proprio ti ammazza. Come abbiamo fatto io qua durante la visione. Effettivamente io e il caro Conte Diego ci siamo dati un aiuto liquido, un coraggio liquido, come viene detto. Esattamente. Perché... Ma come di consueto, il nostro gruppo di compagnia alla sua sigla, e voi sapete che la sua sigla è bellissima, vero? Benvenuti nell'angolo di Juan che spiega. Il film di oggi parla di una detective che è un licantropo, il cui zio lavora per un politico che è un vampiro che ha una moglie che è un licantropo che ha il mercato di esatto che viene ucciso e la moglie che è un licantropo sposata con un vampiro contatta il detective che è un licantropo che ha suo zio che è un licantropo che è stato ucciso per fare un'investigazione al riguardo e contemporaneamente accadono cose per lo più molto, come dire, attaccate con un filo leggermente fragile nella narrativa dell'intero film, per arrivare alla sua conclusione con il, come si suol dire, con un plot twist molto, molto chiamato, terribilmente chiamato, in cui si scopre perché il licantropo zio della detective, che è il licantropo che è stata contattata dalla moglie del vampiro, che è un politico sposato con una donna che è un licantropo, viene ucciso. Ah, che poi alla fine, in realtà mi sono sbagliata. La moglie del politico in realtà è un vampiro. Cioè, era detto che è un vampiro, poi tipo... poi è un vampiro. Mi spiegava come se fosse sposata con... Come se fosse... Vabbè, nel film mi ha spiegato male. Quindi il politico è un licantropo. Quindi... E quindi lasciamo così, lasciamo stare, non importa. Avete capito già il tenore del film, siamo confusi noi. Ma... iniziare il consueto... giro di opinioni elevatissime, di giudizi, e iniziamo dalla protagonista del film, che ci dirà la sua. Come è stato fatto questo film? Come mai non c'era mai sul set? Ci spieghi questo piccolo? Questo penso che sia uno dei film più noiosi che abbia mai visto in vita mia, ma proprio... Ma l'uomo fuma.
Sì, allora, io scusa se ti interpo, Lisa, ma Diego, ce l'abbiamo l'immagine di noi che guardiamo il film? Perché io, allora, io voglio farvi vedere. Ok, reperiscere mentre Valentina spiega, perché dovete assolutamente guardare le nostre facce come eravamo messi mentre guardavamo quel film. Continui pure, signora Lohan. È un film che dovrebbe durare un'ora e mezza, la classica ora solita, sembra che duri più di due ore, perché è di una lentezza. La fotografia è una roba oscena, proprio è peggio delle nostre copertine trash che sono fatte volutamente male. Esatto. Mentre qua invece è proprio studiato, mentre le nostre, cioè, come se fosse una cosa esteticamente bella, mentre no. E... allora, ce l'abbiamo. Vai, faccia vedere. Allora, è una storia Instagram, quindi avviso il pubblico che non si vedrà benissimo, però noi facciamo il possibile. Ok. Come potete vedere, c'è una faccia più annoiata dell'altra, più disperata, più... Comunque, se volete vederla per bene, recuperatela nelle storie del nostro canale Instagram. Che, guarda, io farei così, pubblicherei anche questa, come un post, perché merita di essere vista come si deve. Veramente vedrete delle facce distrutte da questo film. E non eravamo neanche, no, eravamo più a metà film, quindi però non era ancora finito. Esattamente, sono ancora finito. Quindi dopo la protagonista, se ha qualcosa da dire, eventualmente davanti col suo green screen naturale. Esatto, il mio green screen naturale, posso dire che è la prima volta che ho visto un attore, in questo caso il personaggio di Lindsay Lohan, non essere quasi mai presente sullo set e recitare quasi per tutto il film in green screen. Fate voi. E adesso cedo la parola a voi, amici. Okay. Allora, signor lupo di compagnia, che non è troppo di compagnia in verità. Oh. Allora, che dire, ragazzi, è veramente... è salito in classifica, per me è il film peggiore, cioè questo film, poi c'è l'uomo puma, assolutamente questo film. Io vi ricordo che l'uomo puma da noi è stato penso ha visto più bestemmie che altro. Esatto, tra l'altro se non avete visto il film andate sul nostro canale YouTube e andate a vedere la nostra recensione sull'uomo puma, non ve ne pentirete. Eravamo ancora molto più grezzi di adesso, ma vi farete comunque due risate. Detto questo, è veramente il peggior film, ma che in realtà io abbia mai visto in assoluto. Cioè, al di là dei film che abbiamo trattato e portato qui, è veramente il peggior film che io abbia mai visto in assoluto. Non ha ritmo, è inesistente. La scelta degli attori è veramente poco azzeccata. Dialoghi scritti veramente col pennarello da un dodicenne distratto, veramente è una roba oscena. La fotografia che è terribilmente scelta così, come se fosse stata fatta da un cieco, non una persona che vede, cioè è veramente una roba oscena. Non ci sono trasformazioni, non c'è veramente, come fa vedere nella copertina, una trasformazione in lupo, un licantropo mostruoso, non esiste. Gli effetti speciali sono veramente scadenti. Poi Lisa Lohan, che è l'emblema, cioè se non parli di Lisa per citare qualcosa di italiano, è veramente uno dei peggior film in assoluto che io abbia mai visto nell'intera mia vita, cioè proprio detta così, proprio di cuore. Allora, io dico solo questo: già solo perché questo film ha affranto queste due persone, per me è un bellissimo film. Non per niente l'hai scelto tu. Esatto, maledetto. Il mio obiettivo era cercare un film che potesse sorpassare l'uomo puma. Io ci speravo in questo film. Hai puntato. Sono l'ultima volta ci ha divertito, questo no. No. Detto ciò, confermo tutto quello che è stato detto dai miei colleghi e dirò di più. La regia dell'Asylum in confronto a un capolavoro. Giusto, la regia.
una roba, ragazzi, veramente. Cioè, la legge della selva è un capolavoro. Per dire che non siamo riusciti a fare neanche una battuta durante la visione del film, sì, è già tanto, cioè, dice tutto. Non siamo riusciti a scherzare su niente. È allora, proprio quindi... di quei film che o ti fanno arrabbiare, esattamente, o ti addormenti. E io mi sono addormentato. Io no, perché ho scelto io. Perché dobbiamo esperire per il nostro pubblico. E voi, non, voi non siete, avete il fegato. No. Allora, però sono stati 5 secondi, eh. Non è che adesso non ho visto il film, ho visto tutto il film. Stato... Che ti avrei dovuto chiamare? Voi avete perso in live, tipo, noi va tipo, Quan. No, che poi tra l'altro mi ha svegliato la mia ragazza che fa, guarda che ti stanno chiamando, eh? Cosa? No, ma non mi sono addormentato, sono sveglio. È bellissimo. Quindi detto questo, signore, io direi che possiamo addentrarci in una spiegazione più dettagliata del film. Assolutamente. Se dobbiamo, va assolutamente. Bene, guarda. Cercheremo di essere il meno indolore possibile. Vale, chiediamo di alzare un attimo il volume, perché effettivamente si ti sente poco. Ok. Fatto, no, gente. Rispondo io. Aspetta un attimo. Vai. Prego, Vale. Mi si sente adesso? Si sente la mia suave voce, poco lamentosa. Perfetto. E fastidiosa? Cerchiamo di non andare su tutti sopra, perché sennò effettivamente è un casino. Sì. Allora, poi... Direi di iniziare la spiegazione approfondita. Ok. Il film parte con quest'uomo di una certa età che è in mezzo a un parcheggio di notte da solo. Potrebbe essere Juan, questa descrizione. Potrebbe essere ognuno di noi. E questa è un'altra scena. Questo è l'inizio del film. È l'inizio del film, così il film. Ah, è vero. Oh, allora. Scusate, mi ha già mosso? No. È vero, scusate. È che ha un inizio completamente randomico. Cioè, queste scene qua sono messe così a caso. Ma qualcuna torna nel corso tornano del film. Tornano tutte, ma così, a caso. Però, cioè, esatto, cioè, non ha fine di trama. Accadono. Allora, cominciamo da bene. Inizio io, perché sennò qua non si capisce. Qua queste persone non fanno capire niente. Allora, siamo nel 2019. Data, luogo, Brexit. C'è la Brexit 2019, che non è momento storico, non luogo, se permesso. Luogo, Brexit, dovresti chiedere qualcosa che succeda. Siamo a Londra, no? Beh, certo che siamo in Inghilterra, però non è un luogo, la Brexit. La Brexit è un movimento politico. Vabbè, comunque, 2019 Brexit, 2020 la Frexit, la Francia. Novembre 2020, sogno di Salvini, sciolta l'Unione Europea. Ma, plot twist, formazione della Federazione Europea, fagato. Così. E maggio 2021, Richard Sherman, il cancelliere più anonimo del mondo, poteva chiamarsi Richard Johnson, è la stessa cosa. Esatto. E ci sono le elezioni presidenziali. Il nostro Richard Sherman nel 2022, tra un anno, signori, questo film guarda nel futuro. Avremo questo presidente, siete contenti? Miss Fronte Italia. Questo sarà il nostro presidente fra un anno. Siete contenti? E qua, adesso mi ricordo meglio, qua parte una cosa che ritornerà più e più. Potrei andare avanti un secolo di più volte. Il telegiornale. Più volte durante il corso del film viene interrotta l'azione, comunque le scene, per far vedere, fare un riassunto di quello che sta accadendo sul telegiornale, in cui daranno varie notizie e soprattutto ci saranno questi interventi da parte di Lisa Lohan, che è la moglie di questo qua che sta correndo per la presidenza della Federazione Europea.
in cui lei dice: io appoggio mio marito, io lo aiuto, secondo me sono d'accordo e via dicendo. Ma una delle cose che ci siamo detti è: lei non ha nessun potere giuridico. È la first lady. Esatto, è semplicemente la moglie, ma ha più interviste del marito che è quello che corre per la presidenza. Fate voi. Fate voi. Il tutto doverosamente su un green screen dietro. Molto, perché ma voi... molto evidente. Cioè è un green screen che si fa vedere. Cioè è palese che è un green screen. Io voglio farvi notare, perché voi direte: ma no, non è vero, prego. A voi la lo cosa... vedete questo sfocato neanche la miglior lente del mondo fa? Che dico, per un telegiornale è una cosa un po' grezza, dico, però lo posso anche concepire. Più avanti invece il green screen non può esistere, perché si parla di situazioni reali. In interni, case. Esatto. E quindi qua si parla di scene che dalla realtà vanno totalmente al soprannaturale, perché c'è l'attore che non è lì e palesemente il green screen è ritagliato per essere incollato in quella scena. Ed è una roba assurda, è bruttissimo. Che poi è fatta pure male. Green screen. Cioè, parecchio, è scontornata malissimo, ragazzi. Cioè, proprio c'è un lavoro dietro. Cioè, io mi immagino una persona che si è annoiata e era lì, sì, vabbè, adesso lo faccio. Sì, vabbè, Lindsay Lohan, vai. Sì, effetto dai. Ultra. Effetto ultra su Premiere. Dai, esatto, ho fatto. Io. Ok, dai, io ho fatto, dai. Adesso fatemi andare a prendere il caffè, ciao. Io me lo immagino in questo modo. Ecco come è andata, secondo me. Perché veramente è un lavoro fatto veramente male. Va bene, quindi andando avanti nella storia, ci sono tutte queste didascalie lunghissime di cose che accadono, della Brexit, della Frexit e via dicendo. Ecco che finalmente arriva quello che vi ho anticipato prima, quest'uomo in mezzo a un parcheggio di notte con una valigia che sta cercando di entrare in macchina. Arriva da dietro un tipo con questi occhi blu, queste lenti dell'IKEA, vabbè, sono lenti che prendi, esatto, da un negozio cinese, esatto, che lo minaccia. Tra l'altro tutto ciò, rivedendolo, mi fa confondere ancora di più. Adesso vi spiego anche il perché. Fa ancora di più. È allucinante sta cosa. Comunque lui lo minaccia, dice: dammi i tuoi soldi, mettili nel portafoglio, dammi il Rolex, la valigia, eccetera eccetera. Lui gli fa: aspetta, fammi almeno prendere i documenti, tanto a te non te ne frega nulla dei documenti, ti do quello che è di valore, no? Quindi si arriva a una discussione, un micro dialogo, e poi dici: tanto tu devi aver paura delle mie pallottole, no? E lui fa: ah sì, come no, perché ricordiamo, questo qui è un licantropo, no? E allora il rapinatore fa: sì, ma le mie pallottole sono di argento. Quindi da lì capisci che il rapinatore sa che questo qua è un uomo lupo, e che evidentemente non è lì per fare una rapina, cioè non vai a fare la rapina uomo lupo. Comunque, e quindi sostanzialmente c'è una connotazione. Così la citazione. Un utente ci lascia il Guardians Among the Shadows. Dice: bene, date luogo. E sono la cosa più bella del film. Bandana blu, hai già capito di cosa parliamo? Mamma mia. Ma quindi l'hai visto? Questa è la domanda. È il Guardian, che il Guardian l'abbia censito grave, eh? Il Guardian, sì. Cioè. Giustamente. Quindi... c'è una connotazione, cioè, e qui capiamo le caratteristiche fisiche dei licantropi, e cioè hanno gli occhi luminescenti. Questa così. È la caratteristica, cioè proprio brillano. E poi esatto. hanno problemi mascellari, probabilmente. Smascellano, perché probabilmente sono fatti da una mattina alla sera, quindi smascellano di brutto. E c'hanno gli occhi che brillano. C'è una connotazione, e contemporaneamente c'è una scena in un bosco, e come vedete già dalla fotografia è tutto sparato, c'è una luce focato,
questi fisheye enormi. Esatto, questi fisheye enormi con un blu che non ti fa capire nulla. Sto blu sparato ovunque, in interni, in esterni ovunque, cioè, ovunque. Questo blu è ovunque. No? Non esistono luci, non esistono luci diegetiche, astegetiche, no, esistono solo luci, blu. Esatto. Fine. No, esatto, ma durante per tutti i film diciamo che c'è uno smarmellamento di luci che si passa da colori troppo chiari, colori troppo scuri, blu troppo intenso, blu troppo acceso, che quindi ti fa perdere anche le azioni di quello che sta succedendo e tra poco non riconosci neanche chi sta facendo cosa. È sfocature. È una roba che ti proprio se di che devi rimanere sveglio solo per capire cosa stai vedendo più che per seguire la trama. Esatto, è terribile, cioè non riesci a seguire. E quindi, tornando invece al film, ci sono questi tre individui, mi sembra due o tre, adesso non mi ricordo bene, che sono in un bosco e praticamente vanno addosso a una coppia che corre sostanzialmente, mi sembra. Sì, sì, sono due runner. A mezzanotte, in un parco con la nebbia che manco esatto. Già mandasse, cioè... Anch'io alle due di notte vado in mezzo alla nebbia a fare corsa, capito? Vengono inseguiti da questi runner e contemporaneamente c'è la colluttazione. Non si capisce nulla, né dall'una parte né dall'altra, perché è tutto sbarbellato, tutto sfocato, non si capisce veramente nulla. Non si vede né sangue perché... Scusate, un secondo, intervengo un secondo. Allora, lo sfocato per dare il movimento ci può stare, non per tutte le prese mannaggia loro. Cioè... La camera a mano non è camera a mano, è una camera veramente, cioè tipo uno tiene una camera in mano e faceva così. Questa è camera a mano, quando la camera a mano era uno spallaccio che segue le persone, ma non così. E in secundis non si capisce niente in montaggio, primi piani, primo piano, c'è un primo piano, poi c'è un primo piano, c'è un movimento di camera ben indefinito che non si capisce e poi la vittima è morta. Così. Cioè, io ribadisco, e qua sono io, probabilmente i regia hanno detto bah, sapete che c'è, fa cagare sta scena, massimo movimentiamola, dai, su. Sì, probabilmente. Ma la cosa poi assurda, rivedendo, mi fa confondere ancora di più, è il fatto che i vampiri invece hanno questi occhi blu intenso comunque. E anche loro a un certo punto diventano luminescenti, come potete vedere. E quindi ti chiedi... Ma aspetta. Aspetta, giustamente. E anche loro quello smascellamento, un po' meno accentuato rispetto ai licantropi, però anche loro quello smascellamento. Più avanti nel film si dirà che la persona che ha ucciso lo zio della protagonista è a sua volta un lupo mannaro, ok? Ed è qui la confusione. Perché non c'è differenza tra il lupo mannaro e il vampiro? Perché, come avete visto, chi ha ucciso lo zio, comunque questo qua, non c'è... Non aveva aveva le stesse identiche caratteristiche che hanno questi vampiri qua. Cioè, perlomeno, adesso, sembra cavolata, vuoi non c'hai soldi, vuoi fare il lupo mannaro? Vuoi farlo? Ci tieni tanto? Mettilo a quattro zampe, fagli mettere una posizione un po' così, fagli diventare più aggressivo, perché è una bestia alla fine. Cioè, fagli uscire il sangue alle persone per dire, guarda, lui c'è adesso c'è denti che... Fagli mettere denti un pochino un po' più grossa. Cioè, ripeto, ci sono dei programmi oggi che ti modificano la faccia, fanno tutto quello che vuoi. Non so, cioè, contratta degli attori pelosi, e quindi togli la maglietta, sono pelosi. Cioè, cioè, 5.000 modi, eh. Ma allora, tipo, una cosa che funziona molto io faccio un riferimento a una serie TV che è Teen Wolf. Teen Wolf raramente fanno vedere il lupo completamente trasformato, anche per una questione di costi, perché evidentemente costa fare una roba del genere. Non c'ho soldi a MTV, te lo dico già. Sì, ma infatti, però funziona il fatto di far vedere la loro trasformazione, che è gli occhi, le unghie, è un po' di pelo quella, e poi, vabbè, il make-up fatto abbastanza bene. Non costa così tanto come una CGI,
però è il giusto, diciamo, se hai poco budget e via dicendo. Ma, e poi gli attori hanno un certo atteggiamento che non è quello da vampiro, no? È diverso. Qua è tutto uguale, tutto uguale. Non si capisce chi è un lupo, chi è un vampiro, perché hanno tutti quanti la stessa caratteristica. Lise Long, che a quanto pare è un vampiro, però non ha gli occhi blu, ha gli occhi normali, ha gli occhi del suo colore normale. Quindi, boh, quindi che cos'è un vampiro, un lupo? Non si capisce nulla in questo film. Allora, in verità il discorso è, e andiamo un po' avanti a trama, qua stai lagando un pochino, attento. Attento, okay. Che... Sì, sì. Perfetto. Molto semplicemente, ragazzi, la trama, se potremmo anche spiegarla in lungo e largo, è veramente una roba da fin di serie Z. Sì, sì. E io, già questo, già questa mezz'ora, io la prima volta che ho visto, mi aveva affossato. Non volevo più vederlo la prima volta. È solo con questa rubrica che ho detto, cercare un film brutto, questo è quello che mi è uscito. Ma se fosse per me, io non lo vedrei mai, perché proprio è quei film di sci-fi, cioè, se ti presenti il canale sci-fi su Sky, sì, sì, sì. Delle 3 del pomeriggio. No, è veramente disaster terribile. Movie. Sì, sì, è veramente terribile. Cioè, ma molto a grandi linee. Il film ha una narrativa, una storia che è un po' ispirata ai film noir, con ispirazione del noir. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un detective, Kane Sciolto, che è alla ricerca di una verità, contornato da tanti momenti in cui c'è un grande uso di monologhi interni da parte del protagonista, che man mano deduce e scopre la verità dietro il grande complotto. Questo è, diciamo, a grandissime linee questo film, imbastato con la componente lupi mannari e vampiri. Solo che è tutto fatto male. Abbiamo quindi un uso eccessivo di monologhi, una assenza di spiegazioni di come la protagonista arriva alle conclusioni. Cioè lei a un certo punto ha un tabellone con fotografie fatte a chi è coinvolto in questo complotto, ma non si saprà mai come si sono arrivate a queste fotografie, come lei ha capito perché queste persone sono coinvolte. Non ci sono collegamenti tra le varie persone, eppure lei in qualche modo li collega. È tutto senza pensare ai dettagli. E quindi hai veramente tutta una scia di cose, in cui accadono cose, in cui vengono coinvolti personaggi. Per esempio c'è la presentazione di un poliziotto, un capo reparto a un certo punto, durante l'indagine della ragazza, che anche lui sta lavorando al caso di questo uomo qui, di suo zio, che lui è un umano, ok? È un personaggio, a parte che è odioso, dal primo momento in cui appare, odiosissimo, scelto veramente male per il ruolo, eccolo qui, e praticamente arriva, fa il, come se, quello che se la tira, quello che la s'allunga. Dice, ragazzi, fate così, fate cosà, ma robe veramente superficiali, poi se ne va dicendo, ottimo lavoro, non è ancora stato fatto nulla, nessuno ha toccato nulla, ma lui se ne va, capo di questa indagine, se ne va, dicendo agli altri, ottimo lavoro, gli altri non hanno ancora fatto nulla. Questa qua addirittura è entrata nella scena del crimine e ha preso delle cose da sotto, vicino al cadavere. La scena del crimine, questa allora per dovere di dovizia, torniamo un passo indietro perché sennò non si capisce di quello che stiamo parlando. Ora, dopo la morte di questo personaggio, ci viene introdotta la nipote, e voi direte, chi è sta nipote? È questa personcina, la donna. La donna è una investigatrice privata. Quindi tradimenti, insomma, quello che avete in mente, normale, fa un investigatore privato, né più né meno. C'è sta chiamata, a parte chiamata assurda, tipo, ciao zio, sto morendo. Ah sì sì, non scherzare, giuro, sto morendo. Ma sì, dai, non scherzare, zio. No, è bello che c'è lo zio che le dice il nome di chi l'ha ucciso.
glielo dice dopo, a parte, come ha detto qua, una serie di collegamenti che arrivano così a caso, senza che lei abbia effettivamente investigato sul luogo, chiesto cose, o se l'ha fatto non è mai stato mostrato, quindi se non viene fatto vedere non esiste, lo spettatore non può dedurre tutto, a meno che un qualche piccolo dettaglio a livello teorico o a livello interpretativo simbolico. Questo può fare lo spettatore, ma per adesso se non viene mostrato non esiste. E quindi si arriva a questa situazione qua. Appunto, esatto. Lei va sulla scena del crimine, trova il cadavere dello zio con gli agenti che sono lì a fare il loro lavoro e niente, qua parte la sua missione di cercare cercare appunto il responsabile della morte di suo zio. Allo stesso tempo viene introdotto il personaggio di Lindsay Lohan, appunto Patricia Sherman, la moglie del candidato per le nuove elezioni presidenziali, che se non sbaglio aveva un progetto che voleva sostenere un progetto riguardo l'ambiente e sull'energia, che a caso si reca presso l'ufficio di questa investigatrice che originalità si chiama Christy Wolf. Wolf. Cioè avete capito? Ma i giochi di parole, quelle che ci piacciono proprio. Beh, almeno grazie a quello sappiamo che per tutti i personaggi siamo sicuri che lei è un licantropo, perché con gli altri, anche per gli altri, avrei voluto avere un'etichetta tipo, è presente tipo sì, qua i commessi ai negozi che hanno il nome. Esatto. Salve, sono un licantropo. Esatto, qua arriviamo a una delle scene più brutte dell'intero film, uno dei momenti in cui veramente non si capisce nulla. Viene Lindsay Lohan, cioè, la cosa è, viene Lindsay Lohan e cerca di contrattarla per investigare sull'uccisione del suo zio, di questo licantropo che è appena morto, perché qua si scopre che suo zio lavorava come amministratore della campagna politica, della campagna percorrere a ruolo di presidente, come amministratore per l'appunto, e quindi è una persona dello staff molto importante che fa parte quasi della famiglia di loro, e lei vuole sapere, Lindsay Lohan, sapere chi è stato, perché ha paura che la stessa persona stia in realtà mirando a suo marito, ovviamente. E quindi per questo motivo lei contratta la Wolfie. E c'è questo dialogo, che è veramente la cosa più schifosa in assoluto. Allora, già la messa in scena questa, la vedete? Ora, fun fact per chi non lo sa, Lindsay Lohan non poteva essere presente sul set, per impegni non specificati. Allora che hanno detto, guardi, facciamo che lei sta in green screen, così faccio tutte le riprese in green screen, poi mettiamo dietro lo sfondo e poi dopo a posto come prima. Infatti, casualmente, non si danno mai scene insieme, diversi personaggi, vari dialoghi, non ci sono mai scene insieme, le totali. Vediamo sempre campo e contro campo, fine. Normalmente dovresti dare un contesto, no. Ma non è solo Lohan, ma anche la nostra protagonista che ha questo bruttissimo difetto. Lo vedete questo sfondo? Cosa vuol dire? È un ufficio? È una città? Dove sta? Sta in un luogo etereo? Dove sta? Non si capisce, sembra uno esterno, quando in realtà sono in teoria nell'appartamento, nell'ufficio di lei. Non si capisce veramente nulla, cioè, è veramente assurdo, con queste inquadrature strane, cioè queste inquadrature della città dall'altro che sembrano quelle inquadrature molto anni 90 della serie Dark Angel, non so se vi ricordate. Sì, sono le quattro stock, quelle che cioè sono le quattro classiche. Quelle presenti anche in Catwoman, che erano eterne, lunghe e inutili. Cioè, veramente, questi dialoghi, ce n'è più di uno che è così, più di uno, ma questo è il peggiore di tanti, tutti. Tanti, questo è il peggiore di tutti. È veramente bruttissimo. Vabbè, andiamo avanti. Finiscono di parlare, di chiacchierare, lei alla fine decide di accettare il New York Times. Ando sta. Esatto. È bellissimo.
Ma anche bello, che bello, bello che città, non ci scrive sotto New York, no, non si sa. Vedi questi palazzi, potrebbe essere qualunque città. Ovunque. Noi... Se sappiamo. Esatto. Lo sappiamo noi. Veramente, boh. Cioè, veramente, anche perché non ci sono poi dettagli che ti fanno capire dove sono. Per esempio, se fai vedere certi tipi di balconate e di quartieri, capisci che sei a New Orleans, per dire. Se fai vedere grattacieli di un certo tipo, capisci che sei a Broadway, o piuttosto che a New York, piuttosto che... Qua no. Qua ti fanno vedere un cimitero. Questo. Più volte. Sì, sì, sì. Questo fa pensare che il regista magari avesse un fetish per i cimiteri, perché ci sono lunghe riprese di un sacco di dettagli di cimiteri, ma più volte questa cosa viene ripetuta. Ma tantissimo, sì, cioè... Sì, sì. Più volte, ma... I cimiteri avranno un sacco di cose importanti, tu fai... Ma che è? Perché sono in questo cimitero? Perché la gente si trova nel cimitero? Qual è il senso? Cosa come vuoi dire? Io so che Juan sta in cimitero di solito, però... Scusa Vale, continua, ti ho solito interrotto. No, niente, stavo facendo una battuta che fa perché il cimitero, dico, beh, perché alcune persone piace farlo lì, ma in questo film non è quello il contesto. No, assolutamente, cioè non è neanche quello, cioè almeno giustifici. Neanche per una scappatella veloce e trasgressiva. No, qua bisogna solo una scappata, via da questo film. Cioè, forse io lontano, la sto soffrendo. Ma in tutto ciò... Introduciamo i personaggi secondari, perché questi film, beh, non sono i protagonisti, ma i secondari, perché voi non capite, i secondari sono veramente le chicche, sono dei personaggi assurdi. E introduciamo il barista. Ah, Frank, esatto. Ok, lui me lo ricordo, perché tra tutti questi personaggi qua, ecco, un problema di questo film anche sono un po' i personaggi, che la fotografia eccetera, non te li ricordi tutti, non ti ricordi, cioè ci sono nomi, ma non ti ricordi la faccia del personaggio a quale viene assegnato il nome, quindi il ruolo. E quindi io durante il film, quando veniva detto il nome, ero lì, tipo, ma aspetta, ma questo tipo qua che è stato a fare quello che ha poi fatto queste altre cose, bla 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 bla. Frank almeno è una cosa sicura, anche perché è un personaggio ben definito e delineato. Stranamente. Un po'. Stranamente, esattamente. Rimane un po' più impresso se sei l'investigatore e è il suo subordinato, perché sono quelli che appaiono più spesso. Gli altri, Lindsay Lohan per ovvi motivi e un po' il marito. Ma gli altri sono talmente anonimi che non ti ricordi neanche che ruolo hanno all'interno della storia. No. Cosa hanno fatto prima, è proprio... sono dei personaggi anonimi. Confuso, è tutto molto confuso. Secondo me questo film usa la tecnica del rimorchio confuso, cioè confondi talmente tanto la persona con cui ci provi, che nella confusione a un certo punto dirà ok, va bene, usciamo insieme, no? Cioè... Mi viene in mente questa battuta, cioè prima la confondo con il delirio e poi la bacio esattamente. Ma in tutto ciò la cosa divertente, ragazzi, io vi dico, è che anche in questo locale si brinda allo zio dicendo è morto un nostro compagno, e tu pensi sia come in Underworld, no? Ci sono le fazioni, ci sono i discriminati, non i discriminati. No, no, questa cosa è introdotta in 2 secondi e sparisce subito, perché di fatto c'è un'uguaglianza, c'è una coppia presidenziale che è un vampiro e un licantropo. Ergo, dove sono i discriminati? Esatto. Ma tra l'altro, adesso è una roba che prendo con le pinze, perché purtroppo, come tutto il film, non è sicuro. La tipa del barista, quella che avete visto adesso nel piano di sotto, è anche lei un vampiro in realtà. Però non sono indistinguibili, sono uguali i vampiri. È gente che ha occhi strani, è gente che... che a un certo punto si illuminano a fine, cioè... ragazzi, allora hanno un po' più spediti, che tanto qua se non andiamo ai dettagli. Allora, la nostra protagonista va a cercare i vari, comincia a indagare e comincia a trovare un po' i vari colpevoli. E una sera impazzisce perché dice libera il tuo essere interiore. Così. Così.
e uccidi una persona. Prego. Esatto, praticamente abbiamo questa scena in cui accadono due cose contemporaneamente, come spesso accade in questo film, in cui da una parte abbiamo il telegiornale che sta spiegando la morte di questo qua, che ha dato il via a tutto quanto, e via dicendo, eccetera, eccetera. Dall'altro lei, che a tratti non sembra lei, questa è la cosa assurda, che è in cui praticamente sente la voce di suo zio che gli racconta, perché in realtà contemporaneamente c'è anche un micro racconto che è un flashback di lei bambina, cioè piccolina, che viene che è allo zoo insieme allo zio, in cui gli spiega cosa è un lupo, lei che ha questo lupo interiore, via dicendo, il fatto che lei deve controllare la sua parte animale, altrimenti questa esplode e sarà succube della sua parte animale. Contemporaneamente a queste parole, a queste immagini, c'è lei che va in giro, sembra ubriaca, sembra fatta, smascellante anche lei, in mezzo una strada blu, perché ovviamente tutto deve essere un blu. Tutto blu. Esatto. Anche gli interni. Anche gli interni. In cui viene aggredita da un uomo alle spalle, questa qua si gira, gli sale in groppa e comincia ad aggredirlo a sua volta. E qui è un altro ok, perché ha fatto così? Qual è il senso di questa scena? Perché in questo momento la mancanza dello zio, boh, non so. La mancanza dello zio, ma in realtà stiamo vedendo un flashback, non è il momento, cioè non è quello che stiamo, questo magari è un attacco che lei aveva prima di imparare a controllare il suo lato lupo, cioè può essere tutto niente, non si capisce. Tra le mille cose, lei morde al collo questo poveretto, lo morde e poi lo lascia lì morto, ma quindi ha agito come un vampiro, perché un vampiro agisce in quel modo. E come vedete l'unica cosa è anche gli occhi che luccicano e la mascella, no? Con i denti, però così. Però anche i vampiri sono così, quindi cioè... E poi vorrei far notare, comunque noi che l'abbiamo visto, che questo aspetto qua sarà la prima e l'ultima volta in cui lo vedremo, poi non ci sarà più, non sarà esatto. Mai più così. Esatto, no, esattamente. Il tema contro la bestia interiore non ritorna, finisce qua, non c'è... Il The Watch, l'importanza di smascellare. Smascellare. Troppa roba sotto il naso, tipo un po' farina, cose? No, lo smascellamento della farina, quello magari, è nato. Esatto. Da altre cose che non si mai dire. Lo smascellamento arriva da qualcosa di un po' più chimico. Comunque, andando avanti, c'è i momenti perfetti di Valentina, ovvero questi. Il telegiornale per me era la parte più bella del film. Sarà perché era la cosa più luminosa che c'era. Però io voglio far notare un dettaglio che non avete solito notato. Anche qua, vedete come è illuminato lui? Sì, c'è sì. Luce blu. Perché? C'è la luce blu. C'è la perché luce c'è blu. Luce blu? Anche in interno. In una sala. Di quello che dovrebbe essere... Un interno caldo. Perché un interno caldo. Probabilmente un parlamento, qualcosa del genere. C'è luce blu. Secondo me avevano solo quelle luci in regia. Dico, oh, abbiamo altre gelatine per cambiare luce. Sono rimaste solo quelle blu. Ah, va bene. Allora metti quelle gialle o quelle bianche, dipende da quelle. Da quelle che... avevano finite. Erano rimaste solo finite. Quan. E infine, voglio fare notare questo. La foto. Avete presente le foto di Facebook? Sì, sì. Quella, poi la foto dell'attore di Facebook, scontornata anche malino, devo dire in verità, neanche sì, così bene. Esatto, scontornata malino, tra l'altro con sfondo blu. Con sfondo che non è totalmente naturale, questi palazzi, non... Perché? Io ho tante domande, però voglio... Veramente è terribile. Vabbè. Tanto comunque il nostro bandana blu nel blu di printo di blu bandana blu, posso solo farti gli applausi. Vi prego, scrivete tutte le canzoni che hanno dentro la parola blu, tipo io ve la dico già, auto blu.
Esatto. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti, purtroppo. Quindi, prego. Insomma, accade questa cosa qua. Viene ancora nominato la morte. Insomma, da qui in realtà in poi è tutto un susseguirsi di questa caccia all'uomo, ok? Per cui l'investigatrice comincia ad attaccare sulla parete le foto delle varie persone, in cui dice sì, sono stati loro. Contemporaneamente fanno vedere questi attacchi da parte di questi vampiri sempre più brutali, sempre più numerosi, via dicendo, con il giornale che ogni volta dice ah, guardate, sono morte ancora tot persone da attacchi da animali, probabilmente cani randagio, eccetera eccetera, e va sempre più volte a intervenire Lisa Lohan anche sul giornale dicendo io di nuovo sono d'accordo con mio marito e via dicendo, eccetera eccetera. Quindi arriva il punto in cui arriva alla sua prima vittima, diciamo, al primo carnefice, no? A quello che ha ucciso effettivamente suo zio, e c'è un combattimento confuso, c'è un combattimento in cui si vede male, in cui cioè veramente c'è una confusione visiva in cui non si capisce chi dà un pugno a chi combatte con chi, cioè veramente tutto molto confuso. Contemporaneamente, ma dopo questo primo combattimento in cui effettivamente vince, ok, si passa di nuovo, cioè è ciclico, è tutto molto ciclico. Becco il nemico, lo uccido, passo al prossimo, stab di giornale, di telegiornale in cui si parla del politico, stab di Lisa Lohan che dice dovete trovare gli assassini e via dicendo, stab del detective che è contro l'investigatrice per tutta la durata del film praticamente, e poi ci sono quelle scene in cui effettivamente Lisa Lohan ci dovrebbe essere insieme ai vari altri attori. Ma che succede? Non essendoci, hanno probabilmente preso un povero cristiano, messo una parrucca rossa, che non è lo stesso taglio di Lisa Lohan e non è dello stesso colore di Lisa Lohan, non viene mai inquadrata di faccia. Qua non c'è. Guardate qua, vedete? Eccolo, in teoria quella è Lisa Lohan. Quel ciuffo rosso lì è Lisa Lohan. Ciuffo rosso. Scusate, stasera cerchiamo di parlare tutto meno del film, però è così. Sì, sì. Io comunque vorrei far notare lo sguardo del primo ministro che cioè quel giorno gli probabilmente aveva... Era pensieroso. Era la faccia del pentimento, quando devo pagare le bollette. Del tipo la monnezza che ho fatto. Ma hai delle scene del combattimento? Cioè, vado a controllare subito. Perché se c'è possiamo far vedere. Non è tanto facile trovarle quando è tutto sfocato e c'hai le persone in scena, quindi sei tipo, oddio. Ecco. Come vedete, a parte il perenne blu, c'è questo blu che è blu. C'è un tizio costante di questo Dutch Angle. Dutch Angle per gli amici è quando tu prendi con un'angolazione tiltata, non posso far capire. Sì, è molto Michael Bay. È un'angolazione di 75 gradi, non è 90 gradi, quindi è leggermente più inclinata. E serve a dare con un discorso di paranoia. Peccato che qua non c'è un cazzo, la paranoia non c'è. Esatto. Cioè sono scene di combattimento in cui, a parte questo blu, questa luce così, a parte la nebbia in interno, ripetiamo, sono in un interno, cioè la nebbia in un interno, così. Io senza posso dire che c'è un illustre predecessore nella nostra rubrica? Killer Sofa. Killer Sofa aveva una scena anche lì con la...
Sì, è vero, nebbia. Immotivata, è vero. E quindi c'è questo combattimento, e la cosa assurda è che la coreografia non si riesce ad apprezzare, non si riesce a capire, perché oltre all'inquadratura, oltre alla luce, oltre alla nebbia, fanno quei movimenti a ralenti sfocati. Cioè, non so spiegarmi, sono quei movimenti in cui praticamente io faccio così, ok? Solo che è rallentato il movimento, ma allo stesso tempo fanno trascinare l'immagine, per cui la mia mano lascia una scia di immagini dietro di me. Molto semplicemente, raga, quando utilizzate la fotocamera, quello che avete, se non c'è abbastanza luce, ha difficoltà a mettere la camera, ha difficoltà a mettere a fuoco l'obiettivo. Quindi lascia una sorta di scia, perché il diaframma non è abbastanza aperto. Soldoni. Esatto. Stavo facendo molto soldoni, ecco. Quindi capite che veramente non puoi apprezzare qualcosa che non puoi capire, non puoi vedere in nessun modo. Cioè, hai fatto un film che non si capisce. Anzi, scusate, o è troppo chiuso, dipende dai casi. Dipende un po' da poi. No, figurati. Quindi tutto il film si svolge in questo modo, in realtà. Arriviamo in realtà verso la fine, perché non c'è molto da dire, sia da un punto di vista narrativo che visivo. Cioè, ormai il film poi si comincia a ripetere. C'è questa meccanica che si comincia a ripetere. Che succede? Succede che a un certo punto, ormai verso la fine, si arriva un po' al momento plot twist, ok? In cui uno dei vampiri barra licantropi, perché non si capisce la differenza, ha un fucile da cecchino, si mette su un edificio, l'investigatrice e il detective finalmente si sono, come dire, affiancati, non si combattono più. Il detective scopre che esistono i vampiri e i lupi, viene invitato anche addirittura a bere nel bar dei licantropi barra vampiri. Quindi c'è questa la scoperta, no? Che viene presa con: ah, ma tu pensa, esistono i lupi, ok, strano. Esatto, cioè, questa cosa qua viene scoperta anche tramite una chiavetta USB, anche ma che è stata consegnata così a caso, da uno degli esponenti politici che devono sostenere comunque la campagna, comunque che fanno parte dell'equipe per le elezioni presidenziali. Ma proprio così a random. Esatto. Di fatto che se vorrei per proseguire la storia, che questa avviene un po' prima, c'è anche il fatto che il personaggio di Christy Wolfe incontra un personaggio che io ho chiamato per tutto il tempo Mago Zurli, perché tramite un contatto di un suo amico scopre che c'è un uomo che è in grado di creare delle pozioni. C'è anche la magia, avete capito? C'è anche la magia, cioè di tutto ciò. Che niente, lo raggiunge, perché questa protagonista ha la capacità di andare nei posti senza neanche chiedere dove si trova di solito, niente, a fare una scena lei è già lì subito, così, ha proprio... A dono dell'ubiquità. Sì, sì. Esatto, a dono dell'ubiquità. E al quale chiede una pozione, si incontrano in pieno giorno, lui la consegna, eccetera, e dice che questa pozione qua sarà in grado di far dimenticare, cioè no, non dimenticare, renderà imperscrutabile, insomma, nessuno potrà leggerle nella mente per 18 giorni, però potrà avere delle ripercussioni fisiche, cosa che però in realtà più di tanto non succede. Non accade in realtà, effettivamente. E finisce lì, il ruolo di questo personaggio è finito. Esatto. Ma ecco, piccolo dettaglio, si scopre che sia licantropi che sia vampiri possono leggere il pensiero. Sì. Ah, così. Vabbè, recuperando un po' di qualche parte qua e là, c'è una sottotrama politica, ovvero perché ci sono questi attentati e perché c'è tutto sto bordello. Perché gli oppositori del governo, i poteri forti, chiamiamoli così, vogliono che il premier rinunci al piano di energia per tutti. Esatto. Non so come definirlo, cioè esatto. Un piano di energia nazionale, internazionale, che dà più possibilità a tante persone.
Esatto. Ora, c'è una scena in particolare che io ho particolarmente non amato, ovvero c'è un dialogo fra il ricattatore, cioè tra il ricattatore che va dal presidente e dice: guardi, ho ste foto di lei che va in lavanderia a lavare i vestiti, non è vero, però sto inventando, se vuole che non escano lei tira il piano. Ma allora loro protestano e compare il nostro protagonista che tira fuori i due compagni, li tira fuori proprio di forza e fa: io so che voi siete coinvolti, al presidente, al vicepresidente, se lo so vi verrò a cercare. Ora, così per la cronaca, se tu vai da Draghi per dire e poi a minacciarlo, hai almeno 7 carabinieri che ti vengono incontro e ti dicono: ciao, ti vai andare in carcere? Così. Tra l'altro, forse questa scena è una delle poche in cui effettivamente c'è Lisa Lohan con qualcun altro. Ah, vero. Sì, sì. Lisa Lohan, il personaggio del film, appare solo nelle scene in macchina. Basta. Adesso è tutta green screenata. Esatto. Non è lì. Ma io in realtà avrei anche un dubbio. Secondo me è un misto tra split screen, quindi lei in realtà è una macchina ma è vuota, viene associato c'è. Poi lo schermo, ok? Esattamente. Fatto stessa inquadratura collato dall'altra parte, le sovrapponi e sembrano identiche. Sembrano identiche. Oppure con un misto nei movimenti più movimentati, che magari tocca anche l'altra persona, è in realtà un sosia cui col fattore blu, col fattore buio, non si capisce. Secondo me è un misto di queste due cose. Non mi fido del fatto che lei effettivamente sia stata lì con gli altri attori. Sono sincero. Ah, e poi vabbè, scusate, di questi film non vuoi mettere la scena di sesso? È cosa brutta, eh? Esatto, che tra l'altro mi ha fatto ricordare Valentina. Diciamo già subito. Sì, sì, ma perché me l'ha fatto ricordare Valentina? Non perché Valentina, ma perché lei ha... Atteti! È tutta ironia, diciamo è tutta ironia. È tutta ironia, ragazzi. Comunque, ma perché lei ha fatto un commento su una chiavetta, questa chiavetta che appare dal nulla. Come appare? Appare che c'è questo politico che ha una ragazza piuttosto giovane al suo fianco, questa ragazza le dà la chiavetta, è grazie a quella che lui scopre tutta questa serie di cose. Dopo che scopre questa serie di cose, cosa accade? Ovviamente quello che deve accadere, no? Se la porta a letto. Cioè, sta scena cioè abbastanza anche cruda, cioè è molto... Cioè, abbastanza... Non mostriamo perché sennò il buon, buon YouTube ci potrebbe YouTube censurare. E Twitch ci censurano a manetta, quindi... Okay, in cui effettivamente si vede, cioè non si vede tutto, cioè non è censurato, si vede il taglio di capelli di sotto, per intenderci, della ragazza. Non si dice tagli. Esatto, cioè hai i baffetti di Hitler di sotto, per intenderci, ok? Cioè... E fa vedere proprio l'atto, cioè è proprio brutto. Io voglio dire una cosa. Valentina sei imbarazzata. Valentina sei imbarazzata non posso. No, mi fa ridere la metà dei baffetti. Sapete come erano i baffetti, no? Erano così, immaginate che non siano su queste labbra, ma su altre. Juan! Mannaggia a te! Le grandi perché Twitch ti dissociamo. Mannaggia te, Juan. Su via. Beh, non ci sto perché sempre YouTube, per favore, non monetizzare, per favore YouTube. Beh, non ho mica usato niente di, cioè, a YouTube, YouTube è un verginello. Qualunque accenno sessuale rischia di andare le dimensioni sono diverse, quindi non è un'allusione. Labbra sono labbra, cioè hanno esatto. Le labbra hanno quel nome. Cioè non è YouTube che... è un algoritmo, può comprendere tutto quello che puoi comprendere. Però andando oltre l'algoritmo di YouTube, abbiamo una scena di sesso, che anche questa non possiamo mostrare,
La nostra protagonista è un detective della squadra di investigazione. Così. Randomicamente, dicono, ehi, ciao, mi sei mancata. Bon, vediamo scena, così. Esatto. Cose. Meno dettagliata, meno dettagliata rispetto a sì, vabbè, però comunque oggettivamente bruttissima, come la mia sessuale di sempre. Cioè. È terribile. Allora, cioè, vai. È girata tutta con qualche dettaglio e poi campo medio, per farvi capire, la stanza, non tutta la stanza, ma il letto, che è tutto il letto, giusto per farvi capire. E quindi è tutto così, vedi tutta la distanza, ma tu dici, c'è una scelta registica? No, io sono convinto che c'è una regia casualissima. C'è il camera anche detto, che coglioni. No, è pronta. No, allora, perché, allora, diciamo una cosa. L'arte può essere ovunque, ok? Anche nel sesso, anche nel sessuale. Fare una scena... No, tu non ti preoccupare, vai tranquillo. Anche in una scena in cui c'è un atto sessuale, può essere bella, brutta, può essere stimolante, non stimolante, dipende da tantissime cose. Mettere un accozzaglio di immagini di due corpi che fanno cose così, senza un minimo di scelta, senza un minimo di coreografia, di poetica dietro, cioè non c'è nulla dietro. Tu le vedi e cioè, non ti tocca nulla, ti fa veramente schifo, punto. Cioè non c'è nulla di bello. Cioè anche se mi fai vedere il corpo di una bella donna, non puoi provare qualcosa, perché non c'è nulla. Non mi stai facendo veramente vedere nulla. Anzi, magari ottieni il risultato opposto. La imbruttisce, in questo modo, la svilisce. Non c'è nulla di sensuale. Bisogna fare le cose con coscienza. Quando vedi, cioè, è il tempo discorso di il film è fatto per immagini. Le immagini trasmettono sensazioni. Se tu vuoi trasmettere una certa sensazione, tu devi posizionare la camera in una certa maniera. Nello spazio, che tu sai che è questo spazio, come farai. A volte basta anche non far vedere nulla, basta anche un bacio, basta anche qualche dettaglio. C'è un sacco di possibilità in queste scene. Questa è più sbagliata. Se esatto. Mai vedete questo film e non vedetelo. Non vedetelo. Così. Per favore, non girate così. Cioè, è la cosa più degradante anche per i vostri attori, perché vi danno il risultato e diranno, vabbè, ma io ho capito, cioè... Esatto, cioè non c'è nulla. Cioè, per dirti... anche nello stesso, diciamo, proprio nella categoria che è proprio quella per adulti, c'è modo e modo di porre e far vedere determinate cose. Più è diretta e meno bella è, in realtà, una cosa. Bisogna saper scrivere, descrivere e far sentire con le immagini, i suoni, le inquadrature, i dettagli. Guarda, la mia opinione personale, io apprezzo molto il tocco femminile nella regia, cioè le registe femmine secondo me hanno un qualcosa in più rispetto a un regista maschile. Però stiamo divagando, andando oltre. Questo film c'è molto da dire, quindi ma guarda, in verità no, però vabbè. Ah sì, c'è una scena al Colosseo, così volevate? Sì. Così, a Roma. Così. Ok, va bene. C'è una scena a Roma. Che non dà nulla al film. Non dà veramente nulla al film. Quando è successa questa scena? Che non me la ricordo neanche. Quando va a incontrare il tizio della pozione. Esatto, perché prima si incontrano al cimitero prima si incontrano, c'è un bordello, lei dice, guarda, ho bisogno di questo, vabbè, si trovano al cimitero, dopo il cimitero si trovano a Roma, per dargli la porzione, non... veramente inutile, non dà nulla. È proprio confusionare anche la... Allora, però, sì. Andando un po' avanti nella trama, che tanto abbiamo capito che se fosse parade fuffa. Esatto, come dicevo, arriviamo alla fine, arriviamo al momento, no, del conclusivo.
Quindi abbiamo uno di quei vampiri barra licantropi su un tetto con un fucile da cecchino, il presidente ormai, perché è stato appena nominato presidente, che sta no, uscendo. No, no, non sono nominato. C'è ancora Ezio in corso. Ah, c'è ancora. Ah, giusto, giusto, hai ragione. Scusa, scusa. È ancora. Però ormai siamo vicini alla. Probabilmente fanno intuire che sono verso la fine della corsa. Sta uscendo insieme al suo entourage da questo hotel a 5 stelle, eccetera, eccetera. Il detective e l'investigatrice hanno capito che la prossima vittima sarà questo qua, e quindi cercano di arrivare in tempo al posto e dire: guarda, non uscite, salvate, salviamolo, eccetera, eccetera. Non ci riescono assolutamente. Muore il candidato, muore. Tragedia, oh, poveri noi, eccetera. Lisa Lohan sul giornale vi dice: ah, povera me, senza dimostrare minimamente un briciolo di emozione vera o comunque sentita, cioè non sembra neanche affranta effettivamente, no? Dalla cosa. In cui dice: ah sì, mi dispiace, però visto che io credo molto in quello che mio marito voleva e io voglio portare avanti il suo progetto politico, eccetera, eccetera, quindi mi candido al posto suo, e ricordati, ogni voto per me è un voto per mio marito, no? Cioè, una roba infattibile, perché non ti puoi candidare all'ultimo, uno. Non funziona così. La politica non funziona così. Due, sei proprio vecera, cioè fai proprio la figura della vecera, cioè, dai, tipo, non c'è programma, però vota perché ti piace mio marito, è uguale, esatto, fa leva sul farsi, cioè pena, cioè lei vuole far pena al pubblico per avere i suoi voti, cioè. Attenzione, in tutto ciò voi direte: vabbè, ma l'elemento congiura c'è purtroppo, cioè, ovvero la nostra amica, in calcolo, plot twist poco chiamato. In tutti i dialoghi che sono super cazzo, ed è fatto. Sì, sì, esatto. No, quella sera mi ritrovai nella sala. Quella sera ho visto Valentina, mi sono rimasto scioccato. Invece. Mi ricordo. Ci vediamo da mesi, quindi vuol dire che eri sotto qualche effetto di. qualche effetto di smascellamento. Può essere. Guarda un attimo. Ah, ok, sì. Okay. Davide col suo pigiama oscuro. Però... va bene, detto i dettagli pigiami le dirai in uno speciale video diretta apposta, la rubrica del pigiama. Però detto ciò, signori, e qua andiamo un po' su quella vicenda, si scopre varie cose. C'è il cecchino che uccide il presidente e vediamo un teoricamente investigatore che è alleato della nostra protagonista che uccide invece il cecchino. Esatto, così. Gli amici, gli investigatori amici della nostra protagonista, che danno informazioni, muoiono tutti, come mosche. Esatto. Tutti. Non ce n'è uno che porta sfiga universale sta qua. Cioè. O muoiono, oppure non se ne sa più niente. Non vengono più inquadrati, non vengono più nominati. Esatto. Cioè, com'è che si chiama quel modo di lasciare senza dire nulla? Ghosting? Sì. Ecco, fanno ghosting, si spariscono, non si sentono più. Su Batman, insomma, che spari... e giro non c'è più. Tutto ciò, la nostra Lindsay Lohan è sempre anche un green screen. Esatto. Io sono convintissimo che questo fosse un backstage. Convintissimo. Sì, ma anch'io. Sembra un po' convinto. Come indispettita in questo fotogramma. Tipo, devo fare la cacca. C'è un po' questo sguardo, un po'. Secondo me questo sguardo di Valentina quando gli dici: Vale, ti odi, di vedere un film brutto. Lei... Ormai è impassibile che ha resa la vita. In realtà ormai Valentina subisce la vita. Cioè... Comunque. Allora, e ovviamente si scopre il mega trappolone e lei dice: ok, allora adesso ho capito il piano. Vado da lei e faccio confessare. Ho le prove. E faccio un bucio del culo così. Ma faccio un bucio del culo così. È questa pozione, no, che la protagonista ha assunto per quindi indagare meglio, non farsi leggere nella mente da possibili nemici, eccetera. Sta dormendo
c'è la voce di Lindsay Lohan che parla e dice: guarda che la pozione non funziona se dormi, quindi io ti posso tranquillamente entrare nella testa e parlarti. Allora dice: guarda che cazzo di pozione mi hai dato, scusami, mago Zurli, ridammi i soldi, scusami. Cioè, 20 minuti di film per questa sottotrama della pozione che non serve a nulla. Ah. Con questo sfondo, con questo sfondo. sembra quei effetti tester. Sì, tipo che cioè io c'ho quello di mio padre, forse ha fatto quello che scrive a tempo debito quando l'ho preso, che ci ha messo dietro le fiamme, così. Sì, cioè, sembrano gli effetti tester dei programmi di computer di visualization, cioè quel pack con gli esempi. Sì, starter pack, no? Sembrano quegli effetti lì, no? Cose a caso, lei nel fuoco, vabbè, sostanza, cioè cose così, cioè. La nostra Lindsay Lohan è un mago Zulì serio, invece riesce a ipnotizzare la nostra tizia e dice: senti, tu vorresti accusarmi, ma non puoi, quindi se vuoi io ti faccio una mega offerta, tu ti assumi tu ti prendi la responsabilità, il set di Miracle Blade, ti do il set di Miracle Blade. Voi immaginate Lindsay Lohan che vende il Miracle Blade. Lindsay Lohan è lo chef Tony. Ma la nostra amica del cuore, Lindsay Lohan, che dice: tu hai ucciso un po' di persone, quindi ti assumi la colpa. Sì, ti prenderai qualche annetto, però io corrompo a giuria. Ti potresti prendere 4 anni, invece te ne fai uno. Sì, sì, 12 mesi. Sì, ti fai 12 mesi, poi con la condizionale, con il buon comportamento, ne esci in 6, e tanto ti diranno che hai fatto tutto ciò per vendicare tuo zio, e quindi comunque avranno pietà di te. Poi una volta che esci ti do tutti i soldi possibili e immaginabili e siamo tutti felici e contenti. Ciao. Esatto. Attenzione, e voi direte: ma la nostra protagonista a questo punto dice no, mio zio ha lottato per la verità, no. E invece Juan? Lei accetta. Va bene. Come va bene? Tu tipo, come va bene? Esatto. Qual è la morale? No, esatto. Questa trama non va da parole da nessuna parte. Praticamente, in sintesi, in questa trama qua vediamo un'investigazione per cercare la vendetta del responsabile che ha ammazzato lo zio, per poi vedere alla fine, in linea parallela, Lindsay Lohan che ha creato tutto un mega complotto per diventare presidente. Esatto. Niente, così. Che poi, secondo me, il regista ha pensato di fare male un seguito di quel film, perché ti lascia proprio con una sospensione che c'è. Il cliffhangerone. Sì, perché anche lei dice: vabbè, una volta che esco dal carcere vedrò di incastrarla in qualche modo. Esatto, mi vendicherò un anno per spensare e stroicare, adesso... No. E finisce così. Secondo me hanno pensato di fare un seguito. Meno male, non esiste. Io dico solo questo, in tutto ciò. Cioè, allora, come posso dirlo? I noir finisco male, un sacco di noir finisco malissimo per i nostri protagonisti. Chinatown, faccio un esempio, non spoiler il finale, però non finisce proprio benissimo. Finisce malissimo, dai. Cioè, finisce malissimo. Però non diciamo, noi di un dio alto. È un bel film, quindi recuperatelo. Mm. E ci può stare se tu fai il noir. Ma non l'ha fatto bene. Questo no. Tu non mi puoi tirare questa tipo... Arrivi al finale dicendo: beh, bella, dai, adesso ci sta combattimento finale, vampiro, cose. No. Zero. Non funziona. C'è un combattimento tra Lindsay Lohan e la protagonista, ma è mentale. Mentale, dura 2 secondi. E poi ha gli stessi effetti di quello di quelli precedenti, in cui non si capisce nulla, in cui è tutto blu, è tutto pieno di nebbia, è tutto con quell'effetto scia sgommata, esatto. Ora vedete queste scene, voi sono tutte scene intervallate tipo ta 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 ta, che tu fai: cosa succede? Perché? Chi è questo? Questo so chi è, però
Perché compare di giorno e poi esce dopo di notte? Ma i vampiri non subiscono l'effetto del giorno. Non viene spiegato nulla. Non viene detto... No, già tanto siamo riusciti noi a spiegarvi qualcosa, perché in realtà è un'impresa raccontare questo film a livello di trama, cosa succede, eccetera, perché è tutto un brodo. Cioè, è veramente... Esatto, veramente bello. E finisce così. Finisce senza una vera morale, finisce senza una retorica, un messaggio. Un messaggio di giustizia, non so, è così. No, la politica vince. Dovrebbe essere un Chinatown dei poveri, però, mi vabbè dire, anzi, neanche. Neanche. Raga, mischiare licantropi, vampiri, quindi il fantasy, eccetera, col mondo della politica ce ne vuole di fantasia. Ma ne hanno fatto, ne hanno fatti i film così, decenti no. Ecco, ci fichiamo. A memoria d'uomo non mi ricordo, a memoria non mi ricordo un film decente così. Però non sono tutti orribili al 100%. No, no, chiaro. Cioè, questo è veramente orribile al 100%. Non torna niente. E giustamente io dico, ma in tutto ciò, ragazzi, veramente, cosa è servito guardare questo film? Cioè, io voglio... Cioè, io sono abituato a dire, ma voglio un... Perché la mia visione... Questo finale sono risultato, cioè io ho speso un'ora e trenta della mia vita per vedere questa roba. Qualcuno me la dia indietro. No, ma è veramente avvilente. Cioè. No, e quindi in sostanza, ragazzi... Questo è il film. Questo è il film. Questo è il film. Questo è film, signore. Come potete vedere, è un film che ci ha distrutti. Una volta in cui l'abbiamo finito... Io però sono felice che abbiamo fatto un film così brutto. Eravamo veramente a terra, tutti e tre. Non ci riuscivamo a parlare tra di noi. Che è una cosa rarissima. No. Che è una cosa veramente rara, che non riusciamo a parlare tra di noi. Sono praticamente quasi... Allora, io dopo un po' mi sono messa a guardare il telefono perché non riuscivo più a capire la trama. Me l'ho perso di fare i fatti miei. Quando si stava addormentando, Diego era lì tranquillo perché l'aveva già visto. Diego guardava noi. No, io mi divertivo con loro a guardare. Io avevo lo schermo e le loro reazioni, quindi dicevo, ok, vabbè, mi diverto. Esatto. Però io sono contento perché abbiamo fatto un film brutto. Abbiamo un nuovo livello di bruttezza. Esatto, siamo arrivati a un nuovo livello. E mi sa che Diego sarà quello dei nuovi livelli. Perché... Tipo, it's over 9000, dico, it's over Among the Shadows. Esatto. Ma io vorrei chiedere alla signora Lisa Lohan se ha preparato l'angolo curiosità per questo film oppure... Grazie a Dio non ce ne sono. Grazie a Dio non ce ne sono. Ah, quindi stasera ci inizia, cioè, con l'angolo curiosità. Esatto, non ci dai... Si è abbastanza avanzato, devo dire. Beh. Ma ci racconta delle curiosità a caso, cioè della vita, sua vita, la sua vita. Quello, cioè, curiosità, tipo nel 1000, adesso non mi ricordo esattamente, 1870 c'è stato un incidente a Chicago in una fabbrica di melassa, per cui sono esplose 3 cisterne piene di melassa, inondando la città e causando tipo 7 o 9 morti. Le curiosità di qua. Fatta per... Non so perché adesso mi viene in mente, tipo, c'era una delle dei tanti film di Alice nel Paese delle Meraviglie dove viene usata la melassa per qualcosa, però non mi ricordo in che punto. Però vabbè, visto che l'hai nominato. Ho visto un porno iniziare così. mi dissocio. Ma perché dobbiamo sempre arrivare a quel livello? Mi dissocio, Twitch, mi dissocio. Mi dissocio, allora, pure io. Io allora, visto che siamo usciti dalla carrellata e godiamoci di questa cosa, andiamo fino in fondo a questa. Io vorrei farvi una domanda, visto che hai parlato di Alice nel Paese della Meraviglia. Adesso, io non... Vale, racconto di quando hai pranzato con Leonardo DiCaprio. Allora, è stata una cosa molto emozionante perché lui parlava, io sorridevo e annuivo, ma non perché fosse bello, ma perché io ho un po' dei problemi di comprensione in inglese. E quindi... Non quindi sapevo. Dicendo, mi sono innamorato di te, vuoi sposarti? Tu tipo... Ma magari me l'avessi chiesto,
E lui, I love you, I love you. E lei, con l'espressione da buon per te, cioè esatto. Mi spiace, è buon per te, mi spiace perché ti becchi me, ma buon per te. Allora, la domanda che volevo fare, vi faccio anche voi che ci state seguendo, sì. Cari, ho letto poco fa su una cosa di Instagram che c'era un dialogo tra il coniglio bianco e Alice, in cui Alice sostanzialmente si dichiara al coniglio bianco, gli dice ti amo, e il coniglio bianco gli dice io no, io non ti amo. Che frenzionata! Si è frenzionata dal coniglio bianco. E il coniglio bianco gli spiega anche il perché, gli faccio. In questo momento, con il mio no, tu si vede stai distrutta, cioè sei tutta e ti stai chiedendo come mai, cosa ho fatto di sbagliato, cosa c'è di ingiusto, ho combinato un casino io, ti stai facendo tutti questi pensieri ed è proprio questo il problema. La mancanza di amor proprio che tu hai di te, sei troppo insicura di te stessa. È una mia, se io ti dicessi sì, ti amo anch'io, nel momento in cui magari io sono annoiato, sono arrabbiato per altro, e te venissi a dire qualcosa nel modo sbagliato, nel momento sbagliato, tu questa cosa la sentiresti tre volte di più dolorosa. E io non voglio ferirti, non voglio farti star male. Quindi io quando ti ho visto, ti ho conosciuto, mi sono promesso una cosa, di non amarti finché tu non avrai amor proprio. Ma sembra aprire davvero un angolino nella pasta del cuore, perché mi cresce proprio così. Io vi chiedo, allora io ho solo visto i film tratti da Alice nel Paese delle Meraviglie, non ho mai letto il libro, e vi chiedo se effettivamente c'è questa cosa nel libro, perché non, cioè, mi è arrivato proprio a ciel sereno. Perché c'è Alice nel Paese delle Meraviglie e poi credo che ci sia anche Alice attraverso lo specchio. Lo specchio, esatto. Esatto. Adesso, che... forse nel secondo, perché mi ricordo però, scusate, che la piccola avevo letto il primo. Odio fermare questa speculazione. Siamo qua per parlare di altro. È tutto molto bello, però... di parlare di trash. Possiamo fare un momento di pausa culturale, un secondo? No, perché sennò facevamo un'altra rubrica. Volete una rubrica culturale? Chiedetecelo. Così dispensiamo consigli culturali. Esatto. Beh, io lascerò lo spazio agli amici di 3D Celebrati, se hanno delle domande, qualcosa da dire. Allora, oggi abbiamo di più una carrellata di giornali che ci dicono le recensioni vere del film. Curiosità. Vai. Allora, avrei masti a New York Times, ando sta. Il Wall Street Journal dice The Oscar goes to Anonymous. Il Washington Post dice l'importante è smascellare. L'importanza di smascellare. Quanto vi piace il modo di dire smascellare, perché rende proprio bene l'idea, ragazzi. Smascellare. Dobbiamo fare un video ASMR con questa parola, non ho capito. Smascellare. Ciao Valentina. Valentina smascella insieme a noi. Poi il Philadelphia Inquirer dice nel blu dipinto di blu. Questo sì, c'eravamo. Posti canzoni, ma il cielo è sempre più blu, ma qui non solo il cielo, tutto! Grande Dalidana! Che poi ti saluta, ciao! Tutto blu, ciao, è tutto blu. Il The New Yorker, sarebbe bello osservare il regista a dire per ogni scena, metti a sfuoco! Come con gli otomi nei suoi video, cioè, che lui ha il punto di sfondo sfocato. Geniale, geniale. Poi, metti a sfuoco il The Quan. Questo già non sapevo che esistesse. Quan, sai qualcosa? Guarda, sai, uno deve pur vivere. È solo ironia, come sempre. È solo ironia. Valentina lo sa, lo so io. È solo ironia. Poi la signorina Dani Dada, mi dissocio, giustamente. Giustamente. Sempre. Qualunque cosa dia qua nella vita, dissociamoci da quello che dice. Diego si dissocia da quello che dico io. Voi non sapete cosa dice qua in privato, sono cose che mi dissocia facilmente.
L'Arizona Republic, mi dissocio al film. Beh, giusto. Onesto. Onesto, sì. È la parola preferita di Diego. L'insegnante di giovani allievi e registi era Paolo Grassi. Bene, oggi impareremo come non realizzare tutti i tipi di scena possibili. Ma veramente, questo film va visto per imparare a non fare. È l'unica. Che solitamente, cioè, quando ti danno un copione, c'hai uno script, le scene più brutte, in realtà, quando c'è proprio dei testi incomprensibili, sono anche quelle più difficili da fare. Non sono quelle fatte bene, quelle difficili, sono proprio quelle fatte male che sono più difficili da fare. Quelle, esatto, proprio più banali, più quotidiane, sono le cose più difficili da fare, perché non sai che cosa sta accadendo, qual è l'emozione, esatto, dove guardare, che fa. Cioè, il primo commento che tu dici quando vedi una cosa del genere è: ma fatta gara, fa schifo, come faccio? Ed è lì che ti freghi. Ah, io vi consiglio, se volete vedere questa cosa un po' più nel dettaglio di ambiente di una scena, vi consiglio di vedere il film The Artist, che è praticamente è un bel film molto bello, che è praticamente parla di come è stato fatto il cosiddetto peggior film della storia, che è The Room. E lì vedrete questo momento in cui c'è una sceneggiatura in cui non si capisce nulla, c'è un regista che non si fa capire, c'è un regista che non sa comunicare, e ci sono gli attori che dicono: quindi cosa stiamo facendo? Potremmo fare The Room in questa rubrica? Portarla più avanti, certo. Oh, I did not eat her. Oh, hi, Mark. Per chissà il nostro Jack Critic. Esatto. Vado avanti, signor Diego, con il commento. Ragazzi, fidatevi di me, andate a vedere George Rule, in italiano Donne, Regole, Tanti Guai. Ci sono sia Lindsay Lohan che Jane Fonda, finché merita. Lo andremo a vedere dopo, per pulirci gli occhi. Ci fidiamo di te, Bandana Blu. Ci fidiamo. A me spiace tantissimo per Lindsay Lohan, aveva un sacco di potenziale. Ah, è vero. Bah. Ah, non era male, ha fatto altri film particolari molto belli, che non mi viene il nome, magari una prossima live o comunque su Instagram magari carico un film bello che ha fatto, dove c'era un bel gioco di colori con un suo significato importante, dove c'era il gioco proprio del blu, tanto per rimanere in tema, e del rosso, però c'era un po' perché, e Lindsay Lohan per me in quel film non è stata malvagia. Lindsay Lohan ha avuto dei bei momenti, secondo me, momenti in cui poteva riuscire a costruirsi una carriera, non come una delle migliori attrici in assoluto, ma sicuramente una carriera solida. Purtroppo, come succede spesso nell'ambiente di Hollywood, è stata mangiata dal sistema e non ce l'ha fatta. Purtroppo, questo dipende sempre dall'ambiente e dal fattore famiglia, amici che non riescono a dare una rete sociale in cui essere protetti da tutti questi fattori esterni. Beh, parliamo anche di star che poverette subiscono traumi da piccoli, cioè, perché lavorare su un set a 10 anni non è facile. No, assolutamente. Se poi cominci a lavorare in maniera tanto flessibile. Forte. Esatto. Io vi consiglio sempre un altro film, visto che oggi siamo in vena, Honey Boy, con Shia LaBeouf, che parla della sua infanzia, di Shia LaBeouf col padre. È molto particolare, ma ti fa capire come queste piccole star subiscono un sacco di pressioni. Sì. Quindi, dopo questa parentesi, però, purtroppo ci tocca tornare ai commenti. La morale è: non è importante chi tu sia, un armadillo o un pavone, l'importante è che se muori me lo dici prima. Grandissima citazione di un certo livello, effettivamente. Ci sta, almeno un po'. Sul finale, credo ci sia stato un combattimento mentale in Lindsay Lohan nel fare il film. Io penso che in verità, tipo, hanno detto: signor Lohan, vuoi fare il film? Sì, ma dovete pagare un botto di soldi. Ok. Ne abbiamo la metà, e allora non lo faccio. Ok, ma se lo fa tutto da casa? Va bene. Va bene.
E si era messo in quarantena da solo, datemi un green screen e vi salverò il film. Il mio regno per un green screen. Cheat bellissimo questo. E infine il messaggio, e infine un altro bellissimo messaggio di Bandana Blu. Il messaggio è: prendi un po' di licantropi e vampiri, prendi un po' di politica, dialoghi mediocri e trama banale. Mettici sfocature degli attori scelti a caso, mischia bene, quello che vedrai è questo, Blu. È tipo la creazione dei colori, no? Primari, secondari. Esattamente. E infine, commento finale, ma sempre bellissimo, perché Blu? La domanda è bellissima in tutto ciò. E Dani Dada sì. ci può dare una risposta. Perché profondo. È bellissimo. Tra l'altro io vorrei far vedere il fatto che anche noi siamo di blu nei nostri... Aspetta. Posso mettere blu, le mie luci? Sì. Aspetta un attimo che ci siamo. Sì. Aspetta, anch'io posso... Guardate. Blu. Non è blu, non è totalmente blu, perché non si capisce, però... Capite un attimo che siamo fucce fredda. Esatto. Io avrei pensato al blu perché il regista era depresso quando ha scelto i colori. E detto, voglio un colore che rispecchi la mia anima in questo momento. Voglio il blu. Comunque, signori, dopo questi commenti, io direi che non possiamo che fare i soliti annunci, i nostri soliti riepiloghi di finali. Esatto. Prego. Ma prima abbiamo il nostro esperto, no? Ah, sì. È vero, scusate. Cioè, Diego, dai. Allora, me lo fate pagare, cioè, veramente, cosa? Quanto lo pigliamo? 16 mila milioni di lire? Lire va benissimo, cioè va benissimo. Sì, lire. Cioè. 2000 lire? Che sono un euro? Comunque, se Diego è pronto, vai con il nostro... Niente maggiolino matto questa volta per Lindsay Lohan. Questo è bellissimo. Voi non... Perché hai capito i commenti? Abbiamo rotto Quan. Signore, abbiamo rotto Quan. Delirante. Guardatelo, quest'uomo divertito. Scusi, il film è bello, vero? No. Ci ho provato. Ok. Beh, Diego, l'esperto stavolta ha le tue opinioni divertenti su Via. Cioè, si va a migliorare, si dice, no? Comunque. Allora, parto con le comunicazioni di servizio. Allora, ragazzi, il prossimo film è già stato scelto, sarà sempre, scusate, non sarà di domenica, ma di venerdì. Quindi, straordinariamente, per questa volta spostiamo da domenica a venerdì prossimo, sempre alle 21. Abbiamo anche già l'intervistato della prossima settimana, che cadrà sempre di lunedì alle 21. Inoltre vi informiamo che per tutta una serie di cose abbiamo avuto dei problemi con l'account Instagram e abbiamo dovuto creare un nuovo profilo per i 3 decelebrati. Adesso ci trovate con la scritta i 3 decelebrati, ma al posto del 3 scritto a parole con il numero, come potete vedere qui sotto. Nell'infografica, come potete vedere, quindi i 3 decelebrati è il nostro nuovo canale di Instagram. Quindi cercateci di nuovo, mettete mi piace di nuovo a tutte le foto, commentateci a tutte quante le foto, condividete, salvate le 3 preferiti e ci troverete lì. Prego, Valentina. Allora, la cosa divertente è, no, che ci diciamo, ok, dividiamoci le cose, comunicazioni, social e cose, quindi alla faccia della divisione. Io ho solo parlato di Instagram. Lo so, però fa capire, se no tipo la gente diceva te decelebrati, scusami, qua c'è la discussione nelle TG live, che così è un po' più audience, il fuoco della vita.
Quindi allora, vi invitiamo a iscrivervi alla nostra pagina Instagram e di attivare la campanellina che c'è anche su Instagram per ottenere le notifiche quando carichiamo post o storie nel caso, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di iscrivervi, anche di attivare la campanellina, mettere un like, un commento che ci aiuta anche per vedere se possiamo migliorare qualcosa, consigliarci film, sempre così, di seguirci anche su Facebook e soprattutto poi di seguire le nostre live su Twitch, dove è possibile poi anche di attivare le notifiche per sapere quando siamo in live. Esatto. Benissimo. Sono stata brava, siete felici? Sì, sì, sì. Sì, bravi. Benissimo. Sì, sì, sì. Quindi, ribadisco giusto 2 secondi, seguiteci, e Instagram Italia Celebratic, però con 3 al posto, 3 numero al posto delle 3 lettere. Esatto. Quindi, sempre lavorando per migliorarci e per portarvi sempre del nuovo contenuto, è meglio. Esattamente. Meglio del peggio. Infine, detto questo, cominciamo con i saluti. Chiediamo alla signorina, ringraziamo la signora Lindsay Lohan di essere stata con noi. Ciao, grazie amici per aver commentato e aver supportato questo film assieme a noi. Supportato. E infine ringraziamo il nostro po' compagnia, Ululi. Oh. Vabbè. Infine, da me e dalla Transilvania, che non c'è qua dietro, ma vi assicuro che sono in Transilvania, c'è legno in Transilvania. Della tua bar. Esattamente. Quindi, detto questo, vi auguriamo buona serata, alla prossima, e ricordate, non guardate questo film, non guardatelo. Piuttosto un porno. Mi dissocio. Ciao ragazzi. Ciao.